Allora, quanto costa sto scherzo? Che pagato zero e c'ho tutti nel club, però. Insomma. Icona Prime. Prime Moments. Peak. Costa 600.000 crediti. Potono farla solo Prime Moments, onestamente. Ste Prime ormai sono tutte inutili. Continuano a mettere le... Mamma mia. Questa pesa come un macigno. Questa pesa come un macigno, pesa. Questa pesa veramente... No, 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 no. Non si può aprire, non si può aprire. Non si può... Questa non si deve aprire. Che poi ne può trovare talmente tanti e talmente brutti. Talmente tanti e talmente brutti che veramente non so che cazzo ci può essere dietro. Ma che nascondi che sono picca a 3? Che nascondi? Questo è cagaio. Da non ci stanno i brasiliani. Che è Argentina, Olanda e Francia, mi pare. A me tempo. Ci stanno giocatori sia Francia che Olanda che mi interessano e manco poco. Cioè, però a parte non li nominerò mai. I due, allora. O devo aprire. O devo aprire. Oh, Prime o Prime Moments? Piavo per il più alto che butto in un builder, va. Buono. 600k per Zanetti Prime. Dai, a forti. Dai, è così. Prime o Prime Moments? 3 Prime mi hanno dato. Buono. Poi 3 Prime assolutamente in meta, clamorose per giugno. Seconda, mai. Ma poi, oh, ma sei proprio un fio della mignotta. Prime o Prime Moments? 3 Prime. 3 Prime. No, mi fa rosica. 3 Prime, no. Ma già che mi facete Zanetti Moments. Dicevo, oh, manco male. Che schifo. Trio argentino con Zanetti, Riquelme e Veron. Il drop sull'Occa della Nazione è tutto inutile, onestamente. Oh, prime due è una merda. Mo continuiamo a vedere. Questi. Mo non è per niente. Ma queste a inizio gioco utilizzeresti? Cioè, tu. A inizio gioco utilizzi una di quelle che... Tipo Riquelme lo usi, Zanetti Prime. Inizio gioco forse sì, Veron Moments. Oh, ma che cazzo si usa? Ma manca inizio gioco sono buone quelle carte. Sono buone manca inizio gioco. Oh, però 3 Moments, che culo. 3 scappati di casa. O almeno queste sono 3 Prime Moments. Vuoi mettere? Magari con la 3 Prime. Questo che sta a 200k, Bergkamp 220.000. Sono a 200 se ci arrivano e Veron vabbè un coglione. Che te devo fare? Chi me pio? Boh, forse Bergkamp, ma me fanno tutti schifo. Forse pio Kluivert. Bergkamp poverol. Vai, ricominciamo. Vediamo che... Io che ho trovato, il mio pick ragazzi era fatto da dei grandissimi campioni. Non mi ricordo, calcolo, ho preso Zanetti Prime, proprio rimosso. Mi ha dato zero Prime Moments comunque. Apriamo. Drop completamente casuale con Juan Sebastian Veron, sempre qui, sempre con noi, sempre tutto buttato a destra. Eccezionale. Questo è il pick di prima. 4 pick e 3 Veron. Con Van Nistelrooy al posto del bacchetto da P. Clivert, P. Ma che va via? Una bomba in testa va via quando vedi sto pick. Allora, ricominciamo. Allora. Quante erano aperte fino a mo 4? Non è uscito uno che era mezzo gameplay di giugno. Cioè, a parte come per farli già esci Gullit e compagnia bella, però. Ah, già questo. Già questo si ragiona. Maradona Prime Moments uscita ieri l'SBC. Prime
Però comunque dicevo, sono 3 milioni di carta, ha pagato 600.000. Vedi, e 3 che manchi abbiamo in considerazione, onestamente, piazzo Maradona e porta a casa. Sta ancora sui 3, no? Sì, sta sempre sui 3. Vabbè, bello Maradona. Mo pensa, ha iniziato a far builder. E ricominciamo con Prime e momenti Prime, per vedere un po'... Comunque dietro ho visto uno stemma da Lazio, sapete che vuol dire, eh? Potrebbe iniziare pure quell'orario un po' fortunato. Quell'orario un po' fortunato. Vediamo un po'. Peccato che sto Prime. Ho detto che Prime non le va a dar gioco ormai, solo Prime Moments. Però Maradona e Rins può vedere. Cioè, riuscita a Moments stanno 800.000 di lui. E Andrea de Maradona. Sia per il discorso di carta, sia per il discorso poi di overall, eh? In caso lo butti dentro un builder e sti cazzi. Ci ho buttato Cantona. Vabbè, solo Diego Leo, ci ho buttato Cantona Prime. Vabbè, io devo Diego allora. 1.600.000. Tutto sommato, dai, ci sta. Bella cartina. C'ha bandiera brasiliana dietro. Sarà clip? Boh, penso di sì. No, no, Balbo assolutamente, però ho capito. Dai, aprimo sta bomba. Mamma mia. E si due, ma quando cazzo li usi? Questo pure costa la metà del pick, e quello è il discorso che il pick è 600k. Hernan Crespo, dopo pietto lo porti a casa, ma insomma. Uro, fammela aprire. Questo giro te sculo, te trovo Eusebio Moments pure che non si può. A fare Icon buttando via tutto il club è 500k. Risultato, Veron, Riquelme e Crespo, anche un televisore rotto. Veron, devo dire, esce un sacco di volte, è un'impressione mia. Mamma mia, che merdo. Che cazzo te pie? È il portiere di Pro, Van der Sar, devi. Tanto per gradire. Crespo, boh, non lo so. Crespo secondo me si può pure usare, però. Prima dei Tots, post Tots, stiamo un mese che sono finiti i Tots. E cazzo ci fai? Blanco 80 di velocità mandò. Van der Sar, solo Van der Sar per me. Poi dipende sempre chi c'è in squadra, però. Mo faccio le mutande quando ripartono quelli contro. Ma io più che altro quello che mi chiedo, ho detto, cioè un conto è trovare un Patrick, ma pure mo un Vieran, no? Gli dà pure il Prime, è gustoso. Vabbè, mica è colpa mia, pure mia, visto che robetta marcia. Ho dovuto prendere Van Basten Prime, vabbè, c'ho il 93 de generale, mica male, oh. Vabbè, magari apro gli occhi e... Noi un... Ottimo. Brasile c'è il fenomeno. C'è comunque roba interessante. Ma Argentina dopo Maradona non ha proprio senso. Sono Argentina, Olanda e Francia. Ti ripeto, Olanda e Francia c'ha dei top top top. Argentina l'unico che è mezzo top è Maradona. E il resto non ce l'hai proprio. E poi lo facevi solo Moments. Cioè sta Prime Moments di 21 giugno. Ma è sbragato il cazzo, onestamente. Bello, guarì. Picantona perché Picantona che è forte. Però già che me davi a Moments, io tuttora ce l'ho titolare in squadra. È divertente da usare. È forte perché è forte. È una bella carta. Crespo e Veronna, oh. Sti cazzo d'argentini. Boom, piazzati. Oh, Veronna avrò trovato, che ne so, 8 volte su 10 li mortacci sua. Cioè, che mo costa quanto il pick, Cantona. Io fino a quando non vedrò, entro magari una ventina di pick, un top top, ti dico, questo è proprio una scammata assurda. Cioè, veramente, vi ammattro sto 3 second moments. Vabbè, pure, o usi però 3 second moments se sei uomo. Mamma mia. I più visti comunque. Sto Clivert Moments che te perseguita. Oh, i Clever Moments, sì, questo è buono buono. Butti in squadra, 4-5, guarda che carta, oh. Bear dribbling. Mamma mia, che presa per il culo che è sta roba, incredibile. Pick icon de Uro Erboro.
Oh, io sono rimasti pure 160k. Delusso, gli è andata. Mamma mia, te faccio sognauro. Questo è titolare. Questo è non ho detto che è forte. Questo sarà titolare. È vero, non è ancora uscito nessun Pires. Oh no, l'ho detto. Quindi vuol dire che adesso... Vabbè, ODD. Over Marzi e Petit, dirò, tre che non abbiamo visto. Se era il moment, se era una mina. Ma Petit, uno sbaglio, ne ha trovata a Bebbia a mid a Prime. No, 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 non sbaglio, sono sicuro. De Petit ha trovato a Bebbia a mid a Prime a Prime Moments. Ha fatto la collezione di tutti. The Binding of Isaac, oh boh. Vediamo che cazzo combinavo. Allora, uno di tre giocatori a scelte con una prime on momenti. Fammi sognare. Ha spammato Ops. Beh, giusto. Ma dai, ma che vuol di doppio Rygaard? Ma che me dà lo stesso giocatore nel pick? Gli avevo dato a Rygaard, gli avevo da mettere pure il mid. Gli avevo da mettere, mamma mia che merda. Ma che relè, anche se manzomba. Ma che... Oh, dia, War Prime Moments. Affanculo. Allora, siamo tornati e adesso mettiamo uno di tre giocatori a scelte con i prime moments. Mamma mia, c'ho un mal di testa, regà, quando sono tornato. Oh, e questa non è male, sto DT moments è a caruccio. 800.000 crediti, però il picco paghi 600. Sedorf si può vedere, mi dispiace, Sedorf quest'anno zero. Cioè inizio a giocare a mid, spigneva il resto. Zanetti, tutte skill, ma che cazzo ci fai? Sto TT, sto porti a casa. Non glielo seleziono perché non si sa mai che magari non vuole, però... Oh, tutti e due. Veloce che gli ha detto c'ha la connessione in par-bar. Vabbè, Pio Di Maria, Pio. Sì, sì, Piamo Di Maria, Langer. Abdu. Oh, stasera si vedeva, Abdu. Grazie per due, bello, bentornato. Questo l'ho visto uguale, so sicuro. Richerme, P. Tanto per buttarlo nel bio. Crespo, so a giocare, ma vuol dire che davanti sta proprio a corto. Ma quindi mo la bomba dei Viper. Viper, questo è fortunato. Cioè, credi, questo è fortunato. Lo sento. È alla Carlos, livelli Carlos, questo manno su. Conferma e premi. Vabbè, Maradona. Te dico. Perché nel Prime Moments se n'era una mina. Air Prime è buono, dai. 1,8 comunque. P e butta in squadra, va. Bella squadretta. Ma è carino trovare, hai capito? Uno... Vediamo un po' qua chi ci rilascia. Porco Dio. Ma come si fa, raga? Cioè, comunque 600k di builder non so poi... Questi 600k ni fai tu si sommi tutti e tre. Cioè se mi dai tutti e tre ci sono andato a perdere comunque. Io mi sarei preso Richelme. Però capite, 5-4, comunque 5 de skill Richelme. E poi c'ho 8 di resistenza, insomma. Nei pick, Rygaard Prime, Zanetti Prime e Deselli Prime. Mamma. Becca testa full Olanda. Poi io, oh, attivo Olanda, sempre Bergkamp, mai Owen, mai Gullit pure, che insomma. Bergkamp, che cazzo va via? Van Basten, 3 de skill, un po' circola. Kuman, che te lo dica fa? E te più questo, error più alto. 4-4. Di mo, vabbè, eramo storia assolutamente, mi ha detto bene, 2 milioni e mezzo appena sbustato. Mamma mia. No, ma sono un po' brutti. Sono po' meglio Mendy FB o Teo. Da DC Teo. Da terzino a me Mendy piace di più. Però è un terzino offensivo. Sennò poi lascia pure Teo. Che cazzo di Overmars c'è? Cioè, ma guarda che cagata.